Comunque, ci eravamo lasciati su questo pseudocodice. Per cui possiamo, se siamo d'accordo sullo pseudocodice, possiamo questo per volta tradurlo a livello di codice. Forse la parte più, no, creativa, quella dove c'è la maggior difficoltà algoritmica, è questa. Cioè, capire che quando io trovo una riga del file, può darsi che quella riga sia relativa a un numero che non ho mai visto prima, e allora dovrò cominciare a memorizzare una nuova posizione nel vettore minuti. Oppure è relativa a un numero che ho già visto prima, allora devo semplicemente ritrovare la posizione in cui l'avevo già memorizzato e incrementare i valori dei minuti. Andiamo per grado. Ogni riga del file direi che oramai sappiamo a memoria come si chiama lung in questo programma. Lung. Riga lung F, diverso da null. E quando hai finito invece poi chiudi il file. E vabbè. Dopodiché la data nell'intervallo compreso tra data 1 e data 2, beh, per poterti dire com'è la data devo innanzitutto estrarre queste informazioni dalla riga. Quindi il mio file lo dovrò analizzare, ecco, io l'ho chiuso, era questo qui se non sbaglio, eccolo qua. Il file lo dovrò analizzare separando data, numero, durata e direzione. Ok? Allora, lo estraggo con una sscanf che prenderà due stringhe, un intero e un carattere, separate da spazi. Quindi, analizza riga. Estrai una stringa che sarà la data, abbiamo deciso in questo programma di trattarle come stringhe, una stringa che sarà il numero di telefono, un numero intero che è la durata in minuti e un carattere che è la direzione. Queste quattro cose cerca di depositarle in altrettante quattro variabili che chiamo data, telefono, mm e dir. Minuti e direzione. Data, telefono, minuti e direzione. Variabili che ovviamente devo dichiarare, quindi aggiungo la so. I minuti è un numero intero, la direzione è un carattere, mentre invece la data è una stringa, così come il numero di telefono è una stringa. Non lung, ma a questo punto è max più 1. Quindi estraggo questi quattro dati dalla riga che ho appena letto dal file. E innanzitutto controllo se R deve essere uguale a 4. Più eventuali altri controlli che qui per pigrizia non faccio. Allora, i veri controlli vanno fatti solamente se la riga è valida, quindi sposto qui dentro questo pseudocodice che avevamo scritto prima. Perché va fatto solamente se la riga è stata letta correttamente, altrimenti possiamo magari anche solo stampare un messaggio di errore. Solito messaggio che dice che la riga è stata ignorata perché era in un formato che non ho saputo riconoscere.
questo punto, a meno di eventuali errori di formato che in questo momento non stiamo controllando, abbiamo la data presente sulla riga del file, abbiamo data 1 e data 2 che sono i due intervalli, i due estremi dell'intervallo di controllo, e quindi controlliamo se la data del file è compresa in quell'intervallo, confrontandole come stringa. Allora, se la data è compresa nell'intervallo, se data è maggiore o uguale di data 1 ed è minore o uguale di data 2. Quindi confrontiamo data 1 con data e ci aspettiamo che la data 1 sia, quindi data maggiore o uguale, data 1 minore o uguale di data. Quindi data 1 precede o al più è uguale alla data, e contemporaneamente la data precede o è più uguale alla data 2. Quindi data è maggiore o uguale di data 1 e è minore o uguale di data 2. Ricordo sempre che string compare la dovete pensare come una sottrazione. Data 1 meno data minore di 0, vuol dire che data 1 viene prima. Data meno data, virgola. Data meno data 2 è minore di 0, ossia data viene prima di data 2. A questo punto ho deciso che la riga mi interessa. Se questa condizione è falsa, la riga non mi interessa e la ignoro. Se mi interessa, vado a chiedermi se questa riga è relativa a un numero di telefono che ho già visto, quindi in questo caso mi interessa il campo tel che ho appena letto. E mi interessa vedere se il campo tel è già presente come campo numero di almeno una delle strutture che ho nel mio vettore. Quindi vado a cercare, trova la posizione e mi fa scattare una variabile posizione che inizializzo un valore non valido inizialmente per potermi accorgere alla fine se poi l'ho trovato o no, e andrò a cercare in tutte le posizioni, in tutte le celle del vettore. E quante sono le celle del vettore? Sono numeri, i numeri che ho già visto, quindi i minori dei numeri, i più più. Ricordiamoci che questo numero parte da 0, quindi alla prima volta siamo sicuri, if, già, for. Ricordiamoci che la prima volta questo ciclo for sicuramente non verrà eseguito, perché i numeri parte da 0, inizia da 0, ma giustamente il primo numero che incontro di sicuro non l'ho visto prima, non c'è nulla tra cui ricercarlo. Comunque, mettiamoci nel caso generale in cui abbiamo già visto alcuni numeri, saranno nel vettore minuti, nelle posizioni da 0 a numeri meno 1. E se il numero di telefono che ho appena letto coincide col numero di telefono della posizione iesima del vettore minuti, quindi vado a vedere le strutture una per una, quelle che ho già memorizzato in passato, se ne trovo una il cui campo numero è, guarda caso, identica al numero di telefono che ho appena letto, l'ho trovato. E mi ricordo in che posizione l'ho trovato. Questo qua, queste tre righe non fanno altro che implementare la frase che dice trova la posizione in cui c'è il numero di telefono voluto.
uguale uguale 0, scusate. Oggi dimentico i pezzi. Ok? Se non c'è, aggiungilo. Quindi, se c'è, vuol dire che pos mi dice la posizione nel quale c'è già quel numero, quindi dovrò semplicemente incrementare i minuti di entrata e i minuti di uscita, adesso lo vedo. Se non c'è, devo creare una nuova struttura del vettore e inizializzarla. Quindi se non c'è aggiungilo significa che ne aggiungo una io, poso uguale numeri, numeri più più. Dico ok, allora la posizione, sì, se non c'è magari scriviamolo, if poso uguale meno 1, se non c'è, perché lo stavo aggiungendo e basta, invece devo aggiungere solamente se non c'è, quindi se non c'è, if poso uguale meno 1, se nel ciclo di ricerca prima non ho trovato niente, lo aggiungo dove? Nella prima posizione libera, qual è la prima posizione libera? Numeri, che era la variabile che mi dice quanto è grosso il vettore. E poi i numeri ovviamente lo incremento perché quella posizione non è più libera, da adesso in avanti. Quindi adesso diciamo che così, diciamo che ho preso possesso della prima posizione libera e dovrò inizializzarla con dei valori sensati. Se non altro il campo numero di telefono deve essere inizializzato con questo numero di telefono qui e due contatori, minuti di entrata e minuti di uscita, li inizializzeremo a zero. Quindi, minuti di pos punto numero, lo inizializzo copiandoci dentro il numero di telefono che mi ha scatenato tutto questo, e poi minuti di pos punto minuti di entrata uguale a 0, e minuti di pause punto minuti in uscita è uguale a 0 anche lui. Creo una nuova entry, diciamo così, nel mio insieme di numeri chiamati o numeri con cui ho parlato, copiandosi dentro il numero di telefono e mettendo a 0 i contatori. Da questo punto in avanti, no? Non mi interessa più distinguere il caso numero già visto, numero nuovo, perché in entrambi i casi ho una cella del vettore minuti che è la cella di indice pos, e non a caso ho usato sempre pos anche in questo caso, proprio per avere la stessa variabile che mi dice qual è la cella da incrementare. Che poi questa cella fosse una vecchia conoscenza oppure l'abbia costruita adesso, al resto del codice non interessa più. Il resto del codice deve sommare i minuti in entrata e in uscita nella posizione giusta, pos, posizione giusta del vettore. In entrata e in uscita, in realtà è sbagliato, in entrata o in uscita, perché per come è fatto il file, o la chiamata in entrata o in uscita. Quindi se la direzione era in entrata, dovrò sommare i minuti mm al campo dir e, min e, minuti d'entrata. Analogamente, quindi minuti di pos punto minuti d'entrata uguale se stesso più mm, altrimenti se la direzione era in uscita, allora farò lo stesso giochino ma con i minuti in uscita. E poi un else non dovrebbe capitare perché dir dovrebbe essere solo e oppure u.
Quindi incremento il valore dei minuti relativi alla singola chiamata al campo minuti d'entrata o al campo minuti in uscita relativo al record che rappresenta questo numero telefonico. E poi posso passare alla riga successiva. Siete d'accordo? String copy, string length, amici vari, sono da definire. Aia, le commerciali. Ok. Allora, vediamo un po' cosa c'è da stampare. Ma a questo punto è molto semplice, basta stampare il contenuto del vettore minuti. Perché ciò che ci chiede il programma è esattamente stampare quei dati lì. Infatti stavo quasi per proporvi, facciamo una stampa di prova col contenuto del vettore, ma in realtà è già ciò che ci serve. Quindi non abbiamo bisogno di aggiungere stampe in più per scopi di debug. Stampa risultati. Per tutti i numeri che ho riconosciuto, stamperò per 100S entrata 2 punti per 100D minuti, uscita 2 punti per 100D minuti barra N, e poi il numero telefonico è numeri di punto, minuti di punto numero. I minuti in uscita è minuti di punto minuti in entrata non uscita, devo stampare prima l'entrata, minuti di punto minuti in uscita. E dovrebbe bastare così. Vediamo se è vero. Allora, questo qui ha bisogno sulla linea di comando di... devo innanzitutto creare il file e sulla linea di comando devo passargli il nome del file. Ok. Allora, creiamo il file e lo chiamiamo tabulato.txt. E dentro questo bellissimo file ci copiamo l'esempio fatto così, possiamo lanciare il nostro programma esame passandogli come parametro tabulato.txt che si trova due livelli di cartelle sopra, inserire le due date, io come primo tentativo proprio beceramente copio quelle dell'esempio, copia, incolla, quindi dal 1 luglio al 2 luglio 2011
ci sono state questa chiamata, questa e questa, sono tre chiamate in totale. La prima verso 3, 4, 5, 6, la seconda di nuovo 3, 4, 5, 6 e l'altra 0, 11. Entrata 0, uscita 48, entrata 20, uscita 0, entrata 20, uscita 0, quindi coincide. Se volessimo fare la somma di tutti i minuti, potremmo ad esempio inserire, non so, dal 1 gennaio 2000 al 1 gennaio 2099, a questo punto mi fa vedere più numeri diversi perché non ha più ignorato le righe all'esterno di quell'intervallo di date, ma li ha considerati tutti. Senza duplicati, perché quando trova un numero già esistente va semplicemente ad aggiornare i dati relativi. Ecco, avendolo concluso, soffermiamoci un attimo su quella parolina che ho evidenziato, diversi. La nostra dimensione del vettore n, cioè quando è che ho bisogno di una nuova cella nel mio vettore numeri? Solamente quando incontro un numero di telefono che non avevo mai visto prima. Quindi l'n, solo per ribadire, che non ci dice, non ci limita la lunghezza di questo file. Il file può essere anche lunghissimo. L'importante è che non abbia più di n numeri diversi tra di loro. Perché poi le righe del file io le elaboro uno alla volta, ma se ricadono su numeri che avevo già visto, vado semplicemente ad aggiornare le informazioni. Questo approccio qui, come metodo di lavoro, lo trovate tutte le volte che avete dei file in cui ci sono informazioni che si ripetono, relative agli stessi prodotti, gli stessi numeri, gli stessi persone, gli stessi cognomi, cose ripetute più volte di cui devi aggiornare, sommare, incrementare o fare qualcosa di questo genere sui dati associati. Allora, non ti conviene leggere in memoria l'intero file, anche perché spesso non puoi farlo, ma ti conviene avere un vettore in cui memorizzi le cose man mano che compaiono, e fai attenzione ad andare a cercare eventuali dati vecchi che fossero relativi allo stesso elemento e sommarli subito. E così sei sicuro che nel tuo vettore non avrai mai dei duplicati. Il numero di telefono non lo scrivi mai due volte, perché al limite vai a riusare la posizione che già avevi. Ok? Ne apriamo ancora un altro? Non vale dire no? Allora, guardiamo quelli di settembre, quindi passiamo all'appello successivo, andiamo in ordine. Allora, se dovessi, questo testo qui che adesso leggiamo, se dovessi dare un attributo, direi noioso, ma facile. Allora, si è dato un file, mappa.txt, che contiene una mappa di dimensione n per n. La mappa descrive l'altitudine in metri di un territorio. Quindi una griglia, che immaginate sovrapposta a una cartina geografica, quadrettata, in ciascun quadretto indicate l'altezza media, no? Di quell'area della mappa, del territorio.
I valori possibili variano da 0 a 3000 metri sul livello del mare. N è una costante nota a priori definita attraverso una define. Ok. Ogni riga del file descrive una riga della mappa, ovvero n interi separati da uno spazio. E quindi la prima riga conterrà n valori, e in tutto ci saranno n righe, esattamente, perché dice che la mappa è dimensione n per n. Scrivere un programma in C per esaminare porzioni della mappa. Il programma riceve 4 interi sulla linea di comando, che rappresentano gli estremi di un rettangolo all'interno della mappa stessa. x1, y1, x2, y2 delimitano un'area, dove x1 e y1 sono le coordinate dell'angolo in alto a sinistra del rettangolo, e x2 e y2 sono le coordinate dell'angolo in basso a destra sulla mappa. La casella 00 è in alto a sinistra, quindi x1 è minore o uguale di x2 e y1 è minore o uguale di y2. Bellissimo giro di parole per dire che x1 e y1 sono già l'indice di riga e l'indice di colonna delle celle che ti servono, perché parti da 00 e si incrementano verso destra e verso il basso, quindi sono la riga e la colonna. Le 1 del punto in alto a sinistra, le 2 del punto in basso a destra. Il programma deve fornire in uscita le seguenti informazioni. Altitudine massima all'interno del territorio in esame. Quindi il massimo valore di H nel sottorettangolo identificato da x1 e y2. Altitudine minima, maggiore di 0, all'interno del territorio in esame. Vabbè, massimo, minimo. Questo maggiore di 0 non vuol dire nulla, perché in realtà i dati c'è scritto qua che vanno da 0 a 3000, quindi il minimo non potrà sicuramente essere minore di 0. Fa solo rumore messo qui. Il percentuale di mare all'interno del territorio in esame, percentuale di pianura, percentuale di collina, percentuale di montagna, dove queste 4 categorie, mare, pianura, collina e montagna, sono indicate dal valore dell'altitudine pari a 0, compreso da 0 a 200, fino a 600 o ad oltre 600. Quindi bisogna contare quante celle hanno altitudine compresa in ciascuno di questi intervalli e rapportare il numero di celle rispetto alla dimensione di quell'area in percentuale. Tutte le percentuali vanno fornite con esattamente 2 cifre dopo la virgola. In caso di un errore nel formato del file, interi non compresi, tra 0 e 3000, un numero sufficiente di dati nel file, il programma deve produrre il messaggio errore e interrompere l'esecuzione. Ad esempio, n pari a 4. 4 righe di 4 colonne ciascuna. Sono stati inseriti degli spazi sovrabbondanti per incolonnare i numeri. Ovviamente la posizione degli spazi non interessa al programma, però a noi rende più facile la lettura. E se inserisco i parametri 00, 1, 2, significa che mi interessa la porzione di mappa compresa tra l'angolo in alto a sinistra, x uguale 0, y uguale 0, e la porzione di mappa che ha colonna 1, riga 2, quindi seconda colonna, terza riga. Colonna 1, la seconda, questa è la colonna 0, colonna 1, riga 2, 0, 1, 2, la terza riga. Quindi questa cella qua è quella che ha colonna 1, cioè seconda colonna, riga 2, cioè la terza riga. Quindi di fatto 0, 0, 1, 2 rappresentano la porzione di mappa evidenziata in grigio. Su questo il massimo è 630, che è qui, il minimo, vabbè, 210, sì, perché esclude lo 0, non è maggiore, ma è sì, non è maggiore o uguale, ma è maggiore, quindi i valori 0 vanno scartati. Questo è un caso in cui l'esempio mi fa capire una cosa che prima non avevo capito. Quindi lo 0 non va guardato, devo calcolare il minimo escluso lo 0, quindi questo. È scritto male, ma
dall'esempio si capisce. E poi mare, di mare avrò una cella su 6, di pianura ho da 0 a 200, niente, di collina da 200 a 600 ne ho 1, 2, 3 su 6, quindi 50%, di montagna ne ho 2, questa e questa, 2 su 6, 33%. Allora, direi che questa volta il problema si mappa molto direttamente su una struttura dati a matrice. Ci sono tutti gli indizi per dire che sia così. In realtà non servirebbe, perché si può fare tutto al volo, perché leggi i numeri e ti immagini la posizione in cui sarebbero, perché sai esattamente qual è il contorno che ti serve, ma è più semplice se lo facciamo memorizzando la matrice. E una volta che abbiamo la matrice dobbiamo semplicemente fare un po' di statistiche su una sua porzione. Allora, creiamoci il progetto. Esame 2011 09, cos'era 01? 09, 19 A. Quindi innanzitutto blocchiamoci un valore di n, l'esempio ci dava 4, quindi mettiamo 4 così, possiamo poi incollarci dentro l'esempio. Per cui la struttura dati principale di questo programma sto cercando di leggere dal testo se c'è un punto in cui mi dice se questi numeri sono interi o reali, ma non lo trovo. Io li metterei reali, ma mi pare che non sia esplicitato da nessuna parte. Dov'è scritto? Interi, grazie. Allora è scritto, non sono io che non l'ho letto. Quindi interi, chiamiamo l'altitudine H, n righe per n colonne. Poi mi interesseranno sicuramente x1, y1, x2, y2, e questi di fatto sono tutti i dati che servono al programma. Oltre ovviamente al file da cui leggere il contenuto della matrice, di cui se non sbaglio viene dato il nome fisso mappa.dati. Via questo spazio. Quindi il programma come prima fase può leggere la matrice dal file, poi chiede all'utente le coordinate, lo faccio chiedere dopo all'utente le coordinate, così lui non deve inserire delle coordinate e poi subito dopo sentirsi dire il file è sbagliato, non mi faccio fare lavoro inutile. Poi calcola
statistiche. Molto banale e lineare. Leggere la matrice del file significa provare ad aprire il file in lettura, con i soliti dovuti controlli, e poi leggere. Adesso sembra banale, ma in realtà la difficoltà maggiore di questo esercizio è proprio leggere il file, in modo generale. Nel senso che io potrei, butto giù lì quattro istruzioni, dire ok, leggiamo il solito meccanismo, e poi cosa faccio? E poi leggo quattro numeri interi dentro H di, non so, I0 e commerciale, H di I1, H di I2, H di I3. I++, I=0. No, questo sarebbe un modo. Leggo tante righe quante sono nel file, mi aspetto che siano n, quindi alla fine controllerò se i è uguale a n, e per ogni riga, la riga 0, riga 1, riga 2, riga 3, dovrò leggere 4 valori numerici e li metterò nella colonna 0, 1, 2, 3. Cos'è che non mi piace di questo? Questo qua funziona, ma funziona con n uguale 4. E se n fosse uguale 5? Devo andare a ritoccare tutto lì. Devo andare a aggiungere un percento di, devo andare a aggiungere un e commerciale h di 4 lì sotto. È una porcata. Allora arriva uno che dice, facciamolo così. Cioè, io non voglio cablare stretta questa cosa qui e queste cose qui, cablarla a 4, lo faccio con un ciclo facendolo n volte, e ogni volta incrementando j lo vado a depositare in una cella diversa. Attenzione che questo non funziona. Vi do 30 secondi per pensare al perché. Lui lavora, ma mette dentro il vettore H tante volte il primo numero. Non passa mai al secondo, al terzo, al quarto, perché la S-scanf a cui passo il vettore riga, quando la chiamo la prima volta prende il primo numero. Quando nel ciclo J la chiamo la seconda volta, lei rifà esattamente la stessa cosa. Riga, percento D, prende il primo numero. Chi glielo dice di saltare il primo numero e prendere il secondo? Perché mai? La S-scanf ogni volta che la chiamo parte dall'inizio della stringa. Non può sapere che, guarda caso, l'avevo già chiamata prima, era arrivata già fino a un certo punto e allora parte da lì va avanti.
No, non lo posso fare. E allora? Allora, ci sono vari modi, no, di aggirare questo problema. Due di questi non ve li dico perché si basano sull'aritmetica dei puntatori, che è un argomento che non facciamo qui. Uno, se qualcuno vuole andare a vedere, si basa su una funzione che si chiama strtoc. strtoc, nome strano, str, vabbè, stringa, toc sta per tokenize. Token è un gergo che arriva dalla teoria dei compilatori. Token vuol dire gettone, no? Ma non c'entra niente in italiano col gettone. Nella gergo dei compilatori un token è un identificatore, una sequenza di caratteri. No, il linguaggio è fatto da token, while è un token, l'aperta tonda è un token, fghtest è un altro, l'aperta tonda è un'altra, la virgola è un altro, il segno di diverso è un altro, eccetera. Quindi un compilatore ciò che fa quando vede ciò che avete scritto, innanzitutto identifica i token, no? Le parole chiave, i simboli di punteggiatura, gli operatori, i nomi degli identificatori, i numeri, le costanti, eccetera. Vabbè, è un gergo così. strtoc è una funzione che serve per estrarre i singoli token appunto da una stringa. E è una funzione, funziona in modo abbastanza contorto, ogni volta che la chiami ti dà quello successivo. Giocando sporco, nel senso che va a spostare il terminatore nullo dentro la stringa, no? E poi dopo lo rimette a posto, per darti solamente quel pezzettino lì. Va bene, però bisogna, quando si gioca con i puntatori bisogna avere un paracadute bello solido. Però se uno vuole, se io dovessi fare questo, no? Non avendo i vincoli del lavorare con il linguaggio, la parte sana del linguaggio che usiamo in questo corso qui, userei quella, quindi chi vuole andarsela a guardare, no, lo suggerisco. L'altro modo, ancora più malato, se andate a vedere la parte approfondita della scanf, tra i vari percento che non vi ho raccontato, ce n'è uno che non mi ricordo come si chiama, forse percento P, ma che va a scrivere in una variabile che gli passi il puntatore del carattere della stringa a cui è arrivato a leggere. Cioè mi faccio dire dall'SSCANF l'indirizzo di memoria in cui lui, fino a cui lui ha letto. Per cui potrò richiamare l'SSCANF una seconda volta dandogli non come indirizzo l'indirizzo di riga, ma l'indirizzo di memoria a cui si era fermato nella lettura precedente. È di nuovo contorto. Altri modi farsi del male, cioè prendere, dimenticare strscanf, perché il problema questa volta ce lo dà strscanf, ci è piaciuta tante volte, qui no. Dimentichiamo strscanf e facciamoci del male, andiamo alla ricerca degli spazi. Prendiamo un carattere alla volta, non vi ricordate più che una volta si faceva così, no? Il metodo della nonna è quello di andare a cercare un carattere alla volta, trovo lo spazio,
lo copio in un'altra stringa e poi converto quella stringa là, e poi così via. Quindi altra possibile soluzione, lavorare per caratteri isolando le cifre, ricercandone gli spazi delimitatori e poi convertire la singola cifra con lato i o con sscanf di nuovo, ma quando ho già la singola cifra. Oppure questo è un caso in cui la rigidità di fgets questa volta ci dà fastidio, no? Perché fgets legge l'intera riga, dopodiché il C, il linguaggio C, non ci dà strumenti comodi alla nostra portata per poter leggere, decodificare, no? Spacchettare una stringa che ha un numero di campi variabile. Il problema è questo solo, che il numero di campi è variabile. Se fossero 27, ma fossero sempre 27, non è un problema. Il problema è che non è noto il numero di campi. Allora, questo è uno dei pochi casi, dicevo, in cui fgets è più di impiccio che d'aiuto. E allora io considererei, no, si può, ci sono vari modi, no, per risolverlo, ne abbiamo citati almeno 5, ma se no, i minore di n, tanto so quant'è, i più più, for, sì, parentesi quadre, j uguale a 0, j minore di n, j più più, f scan f per 100d e commerciale h ij. Ed è finito. Se il file è corretto, cioè contiene esattamente n quadro numeri, questo qua li legge, li deposita uno per uno nelle varie celle della matrice. È la stessa cosa che facevamo quando leggevamo le matrici da tastiera. Là c'era scanf, questa volta c'è fscanf dal file. È un po' atipico, perché se per caso quel file, anziché essere fatto come matrice n per n, avesse tutti gli n quattro numeri, tutti in colonna, tutti, e quindi sarebbe sbagliato, tra virgolette, il file, questo codice li leggerebbe lo stesso. No. La fscanf non ci piace perché si fa fregare dai fine linea, non li vede i fine linea. Quindi se ci sono dei dati che vanno a capo nei punti sbagliati, con la fscanf non me ne accorgo. In questo caso il testo ci diceva anche, guarda, il file è giusto, controlla solamente che i dati siano tra 0 e 3000, cosa che dobbiamo ovviamente fare, e gli altri, per il resto assumi che il file sia corretto, allora questa è la soluzione più semplice. Ok? Alla faccia dei dogmi, no? A volte si sente dire l'fscanf non bisogna usarla, no? È vietato. Che vuol dire? È vietato usarla da stupidi, no? È vietato usarla dove ti va a complicare la vita, no? Però in questo caso qui mi sembra che l'alternativa, certo che se metto a posto questo funziona molto bene, però mi costa quanto? Mi costa un'ora di lavoro, no? Quindi non ci sono mai risposte semplici, sì, no, si usa sempre questo, non si usa mai quell'altro. Questo è un caso, bisogna andare a cercare con l'alternino forse i casi in cui conviene l'fscanf, però ci sono. Ovviamente qua dovrò controllare se il mio hdj è maggiore o uguale a 0, e anche, scusate, continuiamo al contrario, se fosse minore di 0 oppure maggiore di 3000. Oppure anche l'fscanf mi dà il suo bel valore di ritorno. E quindi se per caso mi ritorna 0,
oppure mi ritorna EOF, che è il valore che fscanf ritorna quando 0 quando trova un carattere che non sia numerico, quindi non riesce a convertirlo, EOF quando non trova più niente perché il file è finito, oppure no, per differenza mi ritornerà 1 per forza, perché c'è solo un %d, allora avrà letto un numero, e se questo numero è minore di 0, minore di 3000, queste sono le condizioni di errore che riesco a trovare, a verificare. Non riesco a verificare nessuna condizione sulla disposizione dei numeri. Possono essere, dicevo, tutti su una riga, tutti su una colonna, oppure ben messi a quadrato. Non lo so. L'fscanf non mi permette di capirlo. Però, questi invece sono altri tipi di errori, allora dirò errore matrice errata. Errore matrice errata, bello. Matrice, vabbè, va bene così. Exit di 1. Perché il testo, andiamo a rivederlo, in caso di errore nel formato del file, tra parentesi, cosa intendiamo come errore? Interi non compresi tra 0 e 3000 o un numero insufficiente di dati nel file. Un numero insufficiente di dati del file è quando trovo l'end of file prima del previsto, prima di aver esaurito le n quadro iterazioni di 2 cicli anni dati. Valori esterni a questo intervallo me ne accorgo qui, e in più mi accorgo un pelino, no, se per caso non sto riuscendo a leggere un numero perché ci sono dei caratteri che non sono numerici. Quindi in questo caso, accorgendosi del problema, si poteva tranquillamente cambiare strategia. Boh, da qui in poi è facile. Fatemi fare la parte di calcolo delle statistiche, perché poi questa è solamente una lettura di dati, la mettiamo all'ultimo secondo. Significa andare ad analizzare una sottoparte della matrice, quindi vorrà dire che io la mia matrice la analizzo non da 0 a n, ma da i, da dunque, partiamo dalle colonne, dalle righe, i, va da y1 fino a y2, col minore uguale, giusto? Sì? Perché in questo caso vedete che y1 è qua, y2 è, y2 è questo, 0, 1, 2, mi serve anche la cella 2, sì? I++, poi le colonne vanno da x1, j minore uguale a x2, j++, e qui dentro faccio i vari conti in cui i j mi daranno solamente le coordinate delle celle comprese nell'area specificata dall'utente, che là sopra avrò letto. Fatemelo solo scrivere a livello di pseudocodice per il momento. E quindi cosa dobbiamo fare? Controllare il massimo, controllare il minimo, no? If h di j, a questo punto, maggiore di max, max uguale h di j. Chiamiamolo max h sempre. Se l'altezza è minore, il minimo invece è h di j. È diversa da 0 e è minore del minimo, allora aggiorna il minimo. Dove ovviamente il massimo e il minimo andranno inizializzati. Il massimo ad un valore piccolo e il minimo ad un valore alto.
qui calcolo il massimo e il minimo. Poi cos'altro devo calcolare? Le varie soglie di quota, no? Vabbè, a questo punto dirò che se h di j uguale 0, n mare più più, else if h di j, la seconda soglia è quella della pianura, arriva fino a 200 escluso, minore 200, n pianura più più, else if h di j minore o uguale 600, giusto? Minore o uguale 600, numero di celle di collina più più, else numero di celle di montagna più più. Avrei potuto fare un vettore di quattro contatori, ma per velocità ho usato quattro variabili diverse, che contano il numero di celle che sono posizionate in mare, pianura, collina o montagna. Contatori che, giustamente, dobbiamo inizializzare. Poi devo dichiarare tutte di sopra queste variabili. Numero di celle di mare, numero di celle di pianura, numero di celle di collina, numero di celle di montagna. Poi alla fine questi contatori li dovrò trasformare in percentuale, dividendo per l'area del numero di celle, e poi stampare tutto, ma il resto sono dettagli di stampa essenzialmente. Va bene? Se non ci sono domande, ci lasciamo fino a lunedì prossimo. Dimmi. Cosa? No, perché c'è un else. Questi else, vedeteli come, se è questo, incrementa mare, altrimenti è come se ci fosse un'unica parentesi di graffa. Quando scrivete catene di else if senza le parentesi di graffe, quel ramo else di riga 82 regge tutto questo che c'è in grigio. Dopodiché, se questo è falso, va a vedere questa condizione. Se pianura, incrementa pianura, altrimenti fa questo. Però questo collina lo fa solo se non ha fatto pianura. E se ha fatto pianura non può fare collina. Sono anni dati così. Prego. Buona serata.